Benvenuti ad una nuova lezione di Samsung Maestros Academy. Quello che vedremo oggi è un passaggio fondamentale nella lavorazione del feltro, ovvero il passaggio dalla forma a cloche alla forma a cappellina attraverso il processo di sbridaggio. Dopo la tintura, i feltri devono subire un'ulteriore riduzione del volume, per cui vengono passati nelle macchinette in un processo analogo a quello del bagnaggio. I feltri vengono messi in ammollo in acqua calda e poi strizzati accuratamente, sino a raggiungere l'altezza voluta per la successiva informatura. Anche in questa operazione l'esperienza e la capacità dell'artigiano è fondamentale, perché l'operazione deve essere ripetuta più e più volte sino ad ottenere l'altezza richiesta. Passiamo ora alla fase dello sbridaggio, una fase fondamentale per la trasformazione della cloche dalla forma conica e rigida alla forma cappellina, quindi una forma in cui si iniziano a distinguere una testa da una tesa. I feltri a questo punto vengono posizionati sulla macchina sbridatrice, che è fornita di una grossa pinza, che non fa altro che rompere la trama del feltro in modo da iniziare ad avere una divisione tra la testa e la tesa della cappellina. Successivamente a questo passaggio in macchina, importante e fondamentale è la manualità dell'artigiano, che ancora manualmente definisce la tesa e la differenza con la testa. Per avere una divisione ancora più netta tra testa e tesa nella cappellina, utilizziamo l'apprettatura, ovvero viene spruzzata una soluzione di gomma lacca, che è una colla naturale, nella zona di divisione tra testa e tesa. Attraverso l'apprettatura si dà una definizione maggiore al feltro e quindi a questo punto la nostra cappellina sarà più spessa e più resistente. Abbiamo visto come sino ad ora i passaggi stiano portando la nostra cappellina al cappello definitivo richiesto. I passaggi successivi saranno fondamentali per stabilire la qualità eccelsa del prodotto borsalino, ovvero le due informature e la successiva pomiciatura. Ma questo lo vedremo nella prossima lezione di Samsung Maestros Academy.